Signore e signori, buonasera e buon inizio di settimana. Siamo qui con voi questo lunedì 27 di aprile, un lunedì che segue immediatamente il sabato del 25 aprile, la festa più importante per gli italiani e per la libertà nel nostro paese. Ed è per questo che buona parte del nostro telegiornale lo dedicheremo proprio ai festeggiamenti nei paesi di cui ci occupiamo per la festa del 25 aprile. Partiamo subito con il primo servizio, un servizio del nostro Cesare Groppi che ci racconta come sono stati festeggiati, come sono stati ricordati i caduti nella guerra del 1940-45, in quella di Fornovo Taro, nel paese della Fondovalle. Buongiorno a tutti, è un 75esimo molto diverso da quello che ci saremmo aspettati e che ci immaginavamo e al quale tutti quanti stavamo lavorando più in comunità. Stamattina il nostro ricordo, la nostra cerimonia ha cambiato veste, è sicuramente in forma ridotta, però ci tengo a dire che questo è un assaggio, un ricordo che è una celebrazione in forma ridottissima anche rispetto a tutte le disposizioni che in questo periodo ci chiedono di mantenere la distanza sociale, quindi non è un evento corale, ma è un evento partecipato dalla cittadinanza, è un piccolo evento che vuole lanciare l'appuntamento per il futuro, perché questo 75esimo aveva dei contributi, delle ricerche, delle attività. Da quel giorno di festa, di gioia incontenibile, che spazzava via un ventennio di mancanza di libertà, di soprusi, di assassini, di miseria, di feroce repressione, di centinaia di migliaia di morti italiani in una guerra dissennata che di morti ne aveva contati a decine di milioni, e poi gli ultimi 20 mesi di occupazione del nostro paese da parte dell'esercito tedesco. E proprio lì era partita la lotta partigiana, che in gran parte aveva coinvolto una giovane generazione che voleva riscattare con questo impegno e con questo sacrificio l'onore d'Italia. Sia una festa di tutti gli italiani, perché la Resistenza, va sempre ricordato, ha visto la partecipazione di tutti, non di una parte del paese, di tutti, ben inteso, con l'eccezione della parte avversa, dei fascisti che si combattevano. Ed ora passiamo a Medesano, in particolar modo a Varano Marchesi. Il 25 aprile a Medesano si è ricordato a Varano Marchesi, il luogo della più grande strage nazifascista in provincia di Parma della Seconda Guerra Mondiale. Non tanto ovviamente le persone presenti e rigorosamente ligie al protocollo coronavirus. Momenti particolarmente toccanti come quello della preghiera del parroco, così come il minuto di silenzio suonato dal trombettiere, ma ancor più il minuto di silenzio per ricordare i morti di ieri, ma soprattutto quelli di oggi, del coronavirus. Per rendere partecipe tutta la comunità medesanese, i social l'hanno fatto da protagonista anche questa volta. È stata una diretta streaming apposta per questo. Noi abbiamo deciso di raccontarvi attraverso le parole dei protagonisti di questa giornata, facendogli alcune domande. Il primo a cui abbiamo posto la domanda è stato il presidente dell'ANPI di Medesano. C'è un legame tra la richiesta di libertà degli italiani di 75 anni fa dai nazifascisti e quella di oggi dal coronavirus, dal suo punto di vista? Ma i paralleli non sono così evidenti. Io penso che come ANPI dobbiamo utilizzare questa festa della liberazione come un momento di grande riflessione su ciò che è stato
in quel periodo storico, gli errori di quel periodo storico e quello che noi potremmo fare oggi in futuro per ridare slancio al nostro paese. C'è bisogno che tutte le forze politiche, che tutte le persone, che tutti i lavoratori, che tutti i cittadini capiscano che ci possiamo salvare insieme, solo insieme potremo raggiungere quei risultati che l'Italia, di cui l'Italia ha bisogno. Quindi un grande sentimento oggi di amore proprio per tutti i cittadini, un lavoro quotidiano che dovremo iniziare oggi e che oggi sarà sicuramente una sfida che dovremmo raggiungere tutti insieme. Sindaco Michele Giovanelli, perché rispetto agli altri comuni che hanno deciso di fare le celebrazioni del 25 aprile nei capoluoghi, voi avete deciso di farlo nella frazione di Varano Marchesi? Sì, buongiorno a tutti. Ma la scelta nasce dal fatto che queste meravigliose colline furono teatro di atroci battaglie condotte dai partigiani e insieme agli alleati negli anni 40, soprattutto nel 45, quando poi avvenne la liberazione. E quindi volevamo portare un messaggio forte a questa cittadinanza, a questa piccola comunità, anche di particolare attenzione. Questo era un preciso messaggio che volevamo mandare a tutti, nel senso che l'amministrazione comunale è attenta anche alle piccole realtà di paese. Quindi da qui vogliamo partire a fare un 25 aprile itinerante ogni anno, riconoscendo grande importanza alle frazioni e a quei punti strategici in cui anni e anni fa si combatté per la nostra libertà. Quindi da Varano parte un messaggio di pace, di libertà, di democrazia, e che sono valori importantissimi alla base della nostra Repubblica Italiana in un momento particolarmente critico per il nostro paese. Quindi viva Varano, viva la Resistenza, viva il 25 aprile. In rappresentanza della provincia, con la fascia blu d'ordinanza, anche il vice sindaco di Medesano, Giampaolo Cantoni, che ha parlato della bandiera che porta al collo, una bandiera che ricorda chi è stato deportato nel più brutto dei posti possibili in cui la libertà era qualcosa di irraggiungibile, ma fortemente agognato. Sì, io sono presidente di ANED sezione di Parma, un'associazione che raccoglie tutti gli ex deportati nei campi di sterminio nazista. Mio padre è stato un deportato, partigiano, anche lui catturato, si salvò però qui a Varano Marchesi e deportato poi in un campo di sterminio, nella fattispecie quello di Bolzano. È un modo anche questo per ricordare chi ha veramente sofferto in modo molto forte la sottrazione della libertà in un momento in cui cercava invece di portarla agli altri. È un messaggio questo che ci sentiamo di continuare a perpetrare nel tempo, perché le future generazioni non se lo scordano. Saliamo sui monti e andiamo a vedere cosa è successo invece a Varsi. Il 25 aprile a Varsi è stato festeggiato in maniera itinerante, proprio perché i territori appenninici di montagna come quello di Varsi hanno visto spesso i momenti e le fasi più preoccupanti e più critiche delle guerre partigiane. Infatti erano territori montani, quindi fortemente con una forte presenza di partigiani, quindi anche a volte aspri combattimenti. Ma anche sabato scorso l'amministrazione comunale di Varsi ha voluto ricordare i suoi caduti. Questo il comunicato della pagina del comune di Varsi. Una data che entrerà nella memoria di tanti il 25 aprile 2020. Il 75esimo della liberazione avrebbe meritato celebrazioni e manifestazioni, ma questo è un 25 aprile molto particolare e strano per quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria in corso. In questa giornata di enorme importanza storica, particolare attenzione è stata data ai luoghi significativi della liberazione. A Varsi è stata deposta una corona di alloro davanti al monumento dei partigiani. Nelle frazioni di Contile, Pietrarata, Pietracavata, un mazzo di fiori con il nastro tricolore. È stata fatta una visita al monumento dei caduti nelle frazioni di Pessola e Tosca. Di fronte a questi simboli della memoria storica è stato dedicato un momento di raccoglimento. Il sindaco ha reso omaggio ai luoghi del ricordo con alcuni membri dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco Amedeo Pini, l'assessore Vito Serventi, il consigliere Matteo Coppelletti e l'agente di polizia municipale Giovanna Tanzi.
Sono stati onorati in modo solenne la resistenza e la liberazione come segni di speranza in questo momento difficile per tutti, di ricostruzione e di rinascita come allora. Il sindaco fa presente che serviranno da parte di tutti un enorme impegno, sacrifici e una grande coesione per superare insieme questo momento. Ricordiamo che insieme ce la faremo. Questo è il messaggio dell'amministrazione comunale 25 aprile. Ed ora i festeggiamenti del 25 aprile a Varano de' Melegari. Buongiorno, buongiorno a tutti i varanesi, siamo a commemorare e a ricordare il 25 di aprile in modo un po' diverso, perché ovviamente sono io e l'assessore Spaltini che sta facendo la ripresa, ma comunque quello che ci tenevamo a fare è ricordare il sacrificio di tante persone che ci hanno permesso di essere liberi come siamo oggi. Quindi grazie a chi ha combattuto, grazie a chi ci ha dato la libertà, viva il 25 di aprile. Viva i varanesi e viva l'Italia. Grazie a tutti. Il prossimo pezzo, prima dell'ultimo pezzo che abbiamo dedicato al 25 aprile, riguarda una nostra, anzi una mia, diciamo pezzo e ricordo del 25 aprile. Un 25 aprile strano quello che stiamo vivendo, un 25 aprile in cui tante cose sono cambiate. Vediamo che cos'altro è cambiato. Il 25 aprile è il giorno della liberazione. Della liberazione dal nazifascismo, ma è anche il giorno della fine di una guerra. Avremmo tutti voluto che il 25 aprile fosse il giorno della fine della guerra che stiamo combattendo. Tante cose sono cambiate rispetto a 75 anni fa. Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è che spesso sono cambiati è chi combatte in prima linea e chi invece combatte nelle retrovie per sostenere la truppa, moralmente e con i vettovagliamenti. Un tempo, in prima linea, a fronteggiare il nemico con le armi, spargendo il loro sangue, trovavamo gli uomini. Le mogli, le figlie, stavano a casa, aspettando il ritorno, accudendo i figli. Ciò per cui gli uomini sapevano valeva la pena di combattere. Oggi i ruoli si sono invertiti. Questa battaglia spesso viene combattuta da medici donna, infermiere, ma anche tante OSS, tanti operatori socio-assistenziali, tante persone, prevalentemente spesso donne. Gli uomini invece, lasciati a casa dal lockdown, stanno accudendo i figli, stanno pensando alla casa, stanno facendo ciò che un tempo facevano le donne. Il mondo è davvero cambiato, in meglio, in peggio, non lo sa. Sicuramente in questa guerra tutti dobbiamo essere compatti, uniti e dobbiamo cercare anche oggi come allora di riuscire a riconquistare le nostre libertà. Tutti continuando a tenere alto il morale, ma soprattutto avendo ben chiaro qual è il proprio ruolo, il proprio posto di combattimento in questa battaglia. E dopo questo articolo non potevamo che terminare con un festeggiamento del 25 aprile quasi completamente al femminile, quello che c'è stato sabato scorso a Collecchio. Il 25 aprile è stato occasione di festeggiamento anche a Collecchio. Noi abbiamo intercettato il sindaco e il presidente dell'ANPI di Collecchio un po' di tempo dopo la fine delle celebrazioni, peraltro trasmesse in streaming sui social media. E visto che erano due donne, abbiamo pensato di porgli qualche domanda anche sul ruolo delle donne nella resistenza del passato e nella resistenza di oggi. In particolar modo l'abbiamo chiesto: chi è che combatte in prima linea oggi nella nuova guerra, quella contro il coronavirus, rispetto a chi combatteva in prima linea 75 anni fa contro il nazifascismo? Ma combattenti di oggi, sicuramente in primo piano ci sono i medici, gli infermieri, tutti coloro che hanno contribuito a superare la fase di picco di marzo con la loro disponibilità, e tra questi io so di tante donne
che hanno dimenticato, si può dire, la loro famiglia per mettersi al servizio dell'ospedale e ad aiutare i pazienti che sono dovute stare in isolamento e quindi non rivedere i loro figli per molto tempo. E quindi va a loro un ringraziamento enorme per questo sacrificio che hanno fatto e che ci ha permesso però di uscire da un momento di crisi molto grande e profonda. 75 anni fa la resistenza contro il nazifascismo, oggi la resistenza contro il coronavirus. Sono cambiati i ruoli di uomo e donna in queste due battaglie di resistenza e per la libertà? Lo abbiamo chiesto alla presidente dell'ANPI di Collecchio, Silvia Tegoni. Ma io penso che sono passati 75 anni e quindi diversità di ruoli e di espressione dei ruoli c'è senz'altro. Diciamo che durante dall'epoca della resistenza le donne ebbero un ruolo fondamentale che poi però fu un po' andò sotto traccia, insomma, e questa cosa è stata poi riscoperta e testimoniata, insomma, nel tempo. Adesso noi abbiamo degli altri ruoli, è logico che ci possono essere persone che hanno lavori o impegni più profondi, ma io penso che l'importante è che ognuno di noi nel suo piccolo debba fare quello che gli compete. Riposo! Abbiamo parlato tanto di 25 aprile, di libertà, della festa della liberazione. Tutti noi vorremmo essere liberati anche da questo incubo che è il coronavirus, da questa battaglia che stanno combattendo, come abbiamo sentito negli articoli scorsi, donne e uomini, tutti compatti contro questo terribile nemico. Una battaglia che si combatte anche a suon di leggi, di norme e che comunque norme che limitano anche le nostre libertà. Ieri sera la conferenza stampa del Premier Conte, una conferenza stampa da cui ci si aspettava un allentamento delle restrizioni alle libertà personali. Vediamo che cosa è uscito, insomma, da questa conferenza stampa e quali sono i punti affrontati dal Premier Conte. Intanto la tanta agognata fase 2, come diciamo, sta arrivando. Ieri sera alle 20.30 è stata annunciata dal Premier Conte in una conferenza stampa. Precisiamo che la fase 2 non inizia con il 4 maggio, ma avrà diversi momenti anche all'interno della fase 2. Purtroppo l'agognato allentamento delle restrizioni dal 4 maggio riguarda solo marginalmente le libertà personali delle famiglie e religiose. Il 4 maggio è quasi esclusivamente per le imprese manifatturiere, pochi cambiamenti per le libertà personali che si possono sintetizzare nei pochi seguenti punti. Intanto sarà sempre necessaria l'autocertificazione sia dentro che fuori i comuni. Nel momento in cui le forze dell'ordine ci fermeranno dovremo presentarlo o compilare quella che loro ci porranno. All'interno delle possibili cause e motivi per poter uscire, quindi per questa autocertificazione, vengono aggiunte delle nuove possibilità. La prima è portare i figli al parco, ma sempre se al parco sono contingentati, regolamentati e sorvegliati. La seconda, si potrà tornare a far visita ai parenti, ma con mascherine e distanze di sicurezza. Ovviamente assolutamente vietate le riunioni di famiglia. Un'altra possibilità è quella di iniziare a celebrare i funerali con massimo 15 partecipanti, no però alle funzioni religiose di altro genere, quindi neanche le sante messe. Nessuna possibilità, se non per rarissimi e giustificatissimi motivi, di spostarsi verso altre regioni. Si potranno aprire, quindi potremo usufruirne, anche dei servizi di take away, quindi di acquisto. Si va, come i famosi ristoranti in cui si va, si prende in uno sportello, si va con la macchina dall'altra parte e si porta a casa il mangiare. Nel nostro territorio peraltro non ce ne sono, però sarà aperto anche ai pizzerie, tutte queste realtà potranno fare apertura per vendere i loro prodotti, ovviamente rispettando fuori le code e i criteri di distanziamento sociale. Verranno calmierati, questa è una notizia interessante, i prezzi delle mascherine e verrà tolta l'IVA. Il prezzo sarà attorno ai 50 centesimi di euro. Quasi certa, ma non chiaramente dichiarata, la chiusura delle scuole fino a settembre. Su quest'ultima misura una giornalista ha chiesto come possono fare mamma e papà a tornare al lavoro senza scuola, ma su questa domanda il Premier ha glissato ed è passato avanti. Verranno definiti, e questo è un altro passaggio importante, definiti dei parametri sul contagio che, se sforati, potranno portare alla chiusura delle zone in cui c'è stato lo sforamento.
Ovviamente queste decisioni forse hanno deluso in tanti, e tra le realtà che sono rimaste maggiormente deluse probabilmente anche i fedeli. Prova ne è il documento inviato dalla CEI, la Comunità Episcopale Italiana, sul fatto che continua a non essere possibile andare a messa praticamente. Questo è quello che dice la CEI in un comunicato che ha girato in tutta Italia. Sono allo studio del governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto. Le parole del ministro dell'interno Luciano Lamorgese nell'intervista rilasciata lo scorso giovedì 23 ad Avvenire arrivavano dopo un'interlocuzione continua e disponibile tra la segreteria generale della CEI, il ministro e la stessa presidenza del Consiglio. Un'interlocuzione nella quale la Chiesa ha accettato con sofferenza e senso di responsabilità le limitazioni governative assunte per far fronte all'emergenza sanitaria. Un'interlocuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in maniera esplicita che nel momento in cui vengono ridotte le limitazioni assunte per far fronte alla pandemia, la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale. Ora, dopo questa settimana di negoziato, che ha visto la CEI presentare orientamenti e protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, varato questa sera, si parla di ieri sera, esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la messa con il popolo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato Tecnico Scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità, dare indicazioni precise di carattere sanitario, e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia. I vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l'esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare alla vita sacramentale. Insomma, queste misure non soddisfano sicuramente la Chiesa Cattolica, e lo vediamo da questo documento della CEI. Ma adesso andiamo avanti, andiamo verso il termine del nostro telegiornale con una notizia, come che è consueta, di alleggerimento. Siamo alla 11ª puntata dei Miserabili, continua il nostro Cesare Groppi a proporci questo simpatico momento di intrattenimento creato e realizzato dai ragazzi del nostro territorio. Voglio il suo nome! Si chiama Marius e
con lui un certo Massimo ed entro là. Delle voci su una rivoluzione. Se vi arrendete ora, le cose andranno meglio per voi. La vostra rivoluzione è senza speranza. Anche tu sei senza speranza. Prendetelo. Verranno a prendermi e ucciderete tutti. La vostra ora è vicina. È arrivato il momento. Giurate di rimanere sulle barricate fino alla fine. È ora della verità. Le guardie stanno avanzando sulle barricate. Per la Repubblica, per Parigi e per tutta la Francia. Ciao. E con questo è tutto, siamo giunti al termine del nostro telegiornale anche quest'oggi, il nostro primo telegiornale di questa settimana, una settimana che arriverà a lunedì prossimo con l'inizio della fase 2, come abbiamo visto quali saranno le prime caratteristiche della fase 2, ma peraltro sono state già definite altri momenti, quindi il 18 di maggio e così via. E questo porterà poi pian piano, speriamo, all'alleggerimento delle problematiche del fatto di essere un po' più liberi, insomma. Noi comunque per oggi vi salutiamo, nei prossimi telegiornali vi proporremo anche degli ulteriori aggiunte a quello che abbiamo detto oggi su questo inizio di fase 2, in particolar modo quello che capiterà per le aziende, di cui non abbiamo parlato oggi. E sta di fatto che comunque ci siamo, cercheremo di raccontarvi quello che succede prevalentemente sul nostro territorio, ma dando anche uno sguardo a livello nazionale. Noi vi ringraziamo, come diciamo, per averci seguito. Vi ricordiamo che se volete potete seguirci anche su www.parmense.net. Peraltro abbiamo fatto due sondaggi sul lockdown, sul blocco o sul confinamento a cui ci stiamo limitando ormai da diverso tempo. Per la Valceno da una parte e per la Bassa Valtaro, quindi Fornovo, Collecchio e Medesano, abbiamo avuto dei risultati per noi anche stupefacenti, perché i questionari compilati sono stati davvero tanti. Grazie per la vostra partecipazione a questa nostra consultazione. Se volete vedere i risultati potete andare sul nostro sito www.parmense.net. Peraltro vi chiediamo anche di commentare i risultati che vedrete mandando un'email a redazione@tgparmense.it. Gli spunti più interessanti li proporremo nel nostro telegiornale, ma anche sul nostro sito. Noi vi ringraziamo di nuovo per questa serata e per questa attenzione. L'appuntamento con noi è per mercoledì sera. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com.